cancro, carissimi amici del cancro, andiamo a vedere il vostro oroscopo settimanale dal 22 al 28 luglio 2024, vediamo che cosa accade, ma non proprio andiamo a vedere che cosa accade nella settimana, ma andiamo a vedere a cosa dovete prestare maggiore attenzione, dove vi dovete focalizzare di più in questa settimana, quindi che cosa accade in questa settimana per mettere voi nelle condizioni di prestare attenzione e quindi eventualmente risolvere o gioire di una situazione importante, sia in negativo che in positivo. Quindi vediamo per voi del cancro. Dal 22 al 28 luglio 2024, il cancro, il segno, per il segno del cancro, cosa deve prestare attenzione in questa settimana, che cosa può accadere in questa settimana dove il segno del cancro deve prestare maggiore attenzione. C'è una situazione o nell'ambito delle amicizie o nell'ambito familiare, ci sono delle maldicenze, ci sono degli ostacoli dovuti a queste maldicenze anche per voi, carissimi amici del cancro. Dovete imparare attraverso queste maldicenze, dovete imparare qualcosa, c'è un qualcosa che accade in questa settimana per voi dove questo qualcosa deve essere per voi come insegnamento e dovete apprendere un messaggio da questa situazione. Troppi pettegolezzi sul vostro conto, maldicenze e pettegolezzi che vi creano, ripeto, degli ostacoli. Ci sono anche dei contrasti per voi, carissimi amici del cancro. Andiamo a vedere dal 22 al 28 luglio 2024 ulteriori informazioni per voi del cancro. Chiaramente vi informo di andare a guardare non soltanto il vostro segno zodiacale, ma di andare anche a guardare l'ascendente Luna e Venere nel segno, perché il messaggio potrebbe non comprendere per tutti e quindi datevi anche una guardata sugli altri segni di vostra appartenenza. Allora, innanzitutto andiamo a vedere come mai qui si parla di amici, società, famiglia, quindi amici, lavoro, famiglia, una carta soltanto. Vediamo che cosa ci dicono le carte per voi del cancro dal 22 al 28 aprile 2024. Dovete risolvere delle problematiche o nella sfera dell'amicizia o nella sfera lavorativa oppure nella sfera familiare perché siete tanto insoddisfatti. Vediamo queste maldicenze sul vostro conto, credo proprio che si tratti di questo, ma andiamo a vedere queste maldicenze sul vostro conto. Per il segno del cancro dal 22 al 28 luglio 2024. Maldicenze che portano a discutere, a litigare, a confrontarsi in maniera accesa, in maniera tesa, proprio in famiglia, dove sono da risolvere queste problematiche. Qui io vedo una chiusura di situazione perché questa discussione, queste maldicenze portano a delle discussioni e bisognano proprio chiudere queste problematiche, ecco perché sono da risolvere dei problemi. Qui c'è la perdita di qualcosa, perché possono emergere delle novità. Vediamo questi ostacoli, per quale motivo si possono presentare in questa settimana degli ostacoli per voi del cancro dal 22 al 28 luglio 2024. Si è girata una carta. Qui ci sono per voi degli impedimenti, dei blocchi che questa situazione vi porta. Perché? Perché subentrano delle novità e voi è come se foste in attesa di qualcosa, un qualcosa che vi può mandare in crisi.
Qui bisogna dare un taglio netto a una situazione che vi può mandare in crisi. Vediamo che cosa dovete imparare però da questa situazione, visto che questa situazione vi sta insegnando qualcosa. Qui ci sono questa situazione che vi porta impedimenti e blocchi, vi dico subito, ecco perché voi avete la vostra crisi in questa settimana. Vediamo che cosa vi deve insegnare questa situazione. A parte i vostri dubbi che avete, vi deve insegnare a dover uscire fuori da situazioni stagnanti, a dover uscire fuori da situazioni che purtroppo tendono a far parlare gli altri male di voi e in più tendono a creare comunque delle problematiche. È una situazione dove tende comunque a rimanere voi chiusi in voi stessi, volete un trionfo, ma non riuscite in questo trionfo. Vediamo questi pettegolezzi per voi del cancro. Ci sono dei contrasti comunque, contrasti in famiglia, ve lo posso dire. Contrasti da dover risolvere perché qui abbiamo avuto la prima carta. Vediamo questi pettegolezzi. C'è un qualcosa che può cambiare in negativo, proprio questi. Una situazione che non è ancora chiusa, non è ancora definita e sta degenerando in maniera negativa, dove potrebbero riguardare terze persone, una terza persona, situazioni esterne comunque sia la coppia. Qui avete proprio un blocco. Quindi ci sono delle problematiche in questa settimana che dovete andare a risolvere. È solo che non riuscite nel risolvere queste situazioni perché? Perché purtroppo c'è l'intervento magari di terze situazioni o terze persone che parlano male di voi o che vanno a creare il pettegolezzo e voi di fronte a questo parlano in pratica di voi. E voi di fronte a questo vi sentite comunque impediti di fare qualcosa, bloccati di fare qualcosa. Qui c'è un grande dolore. Ma dovete uscire fuori da una situazione comunque negativa. Andiamo a vedere invece come si concluderà per voi del cancro questa settimana dal 22 al 28 luglio 2024. La carta che avevo a fondo mazzo mi è venuta fuori come prima carta, quindi ci sono dei contrasti che portano a un disordine, a delle discussioni, quindi per voi è una settimana da dover discutere. Ma questo perché? Perché comunque vi dovete fare uno scrupolo di coscienza, vi dovete fare, e ci sono dei dissapori. Quindi siete pensierosi che un qualcosa possa venire a galla, siete pensierosi che un qualcosa non possa prendere la piega giusta, ecco perché siete chiusi comunque in voi stessi, ma ci si mette la gente a parlare male di voi, ecco perché quindi si va verso la discussione. Attraverso questa discussione dovete chiaramente risolvere delle problematiche in famiglia, come vi ho detto, oppure per altri magari sarà a livello lavorativo o nell'ambito magari di amicizia. Quindi sarete bloccati da delle discussioni dove qualcuno parla male di voi. Questa è la sintesi della lettura. Quindi prestate attenzione a questo. Grazie a tutti, vi ringrazio e vi ringrazio ancora e ci sentiamo alla prossima. Un abbraccio.